Ed è stato assegnato ieri a Roma il premio Bandiera Verde Agricoltura 2018, promosso da CIA Agricoltori Italiani, che, giunto alla 16ª edizione, è stato consegnato a 16 campioni della nuova agricoltura italiana. Alessandro Guarasci. Aziende dinamiche che grazie anche alle nuove tecnologie difendono il territorio e le tradizioni. Il premio Bandiera Verde è andato a un'azienda che ha deciso di mantenere pulito e curato un bosco di bambù in Versilia, a un'altra che ha riscoperto la coltivazione del bacco da seta in provincia di Catanzaro, oppure chi ha deciso di restare sui Monti Sibillini all'indomani del sisma del centro Italia e continuare così a vendere i propri prodotti con l'e-commerce. Dino Scanavino, presidente di CIA Agricoltori Italiani. È un premio che riguarda sicuramente le tradizioni italiane, ma legate a sistemi innovativi, alla ricerca, all'applicazione della ricerca, che è l'elemento vero che sostanzia la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e anche quella economica. Chiudiamo con lo sport.